Sapeva, ma perché ne portate la carriola? Uccista la cesta, Oh! Che siete? Siamo io e Saverio, qua stiamo andando. Dove andate? Stiamo andando a fabularte, ti stavo dicendo. Sì, ma che portate? Niente, portiamo le cipolle, guarda, l'aglio. Sì, ma quanti siete? Siamo due, io e lui. Un fiorino. Mannaggia, tieni un fiorino. No, Ancora. Chi siete? Siamo sempre io e Saverio. Dove andate? A fabularte. Sì, ma quanti siete? Sempre due, io e lui. Siamo passati. Questo facciamo, vedi le cocozze. Un fiorino. Mamma mia. Non ci sta, Serio, ci sono appena dopo la cosa che speriamo che... Cammini. Dai, fammi adesso. Oh! Chi siete? Siamo sempre io! Oh, Cecci, si è Saverio! Quanti siete? Due, cosa siamo... portate? E portiamo la stessa roba prima! Un fiorino! Niente, non lo tengo fiorino, la prossima volta te lo do, andiamo! Ma perché non... muori tu? Oh, fammi attaccare, ma che... Mamma mia, oh! Mamma mia, fu e fu! Quando è brutta! Scampata dalla Janara, ancora ci guarda in cagnesco. Noi l'abbiamo evitata, naturalmente lei ci ha buttato delle, ci ha fatto delle fatture, delle cose. Voi non la eviterete, per non evitarla appunto dovete stare qui il 30 settembre ed il 1 ottobre, sarebbe sabato e domenica prossima. Mi raccomando, il tema è la Janara, lei è la protagonista. Perché ci sta pure lei? Sì, c'è anche lei, che poi voglio dire, lei è Ilaria Scarano, quindi mi raccomando, la vedete così, ma lei è Ilaria Scarano, ci sarà lei, questo ci saranno... brutto? No, no, non si più, no, donna ideale. No, è impressione, perché il fatto che stai così, però se uno ti vede, insomma, non è... credete... È bello tu, Dodi. No, ma non voglio, cioè, va bene, lei è una bella ragazza, sì, sì. Sicuro io, mo la vedete così, però voglio dire, 30 settembre, 1 ottobre, spettacoli, artisti di strada e soprattutto la tematica, la Janara, ci sarà lei, ci saranno altre due streghe, quindi mi raccomando, venite, il posto è incantevole, il borgo di San Martino, in Monteforte Irpino, che dire più, niente, portatevi solo un cornicello e un po' di aglio, perché sai, lei butta le bestemmie. Ci tengo a dirlo,